Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Signori, riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati nello scorso episodio. Verso la fine c'è stato un calo della luminosità, io pensavo fosse dovuto all'evento qua che era successo con l'opina, ma in realtà me se stava per squagliare il telefono. Dunque riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati dopo averlo fatto riposare un pochettino e continuiamo. Come un corpo si è conservato per il gelo, sembra che ci sia scritto qualcosa sul biglietto. Finalmente ho trovato un fungo che cura le calvizie. Sono riuscito a sono bloccato dalla bufera. Che destino crudele. Non morirò pelato. Ho provato a mettermi in testa le spore del fungo refrigerante. Come ho letto, è incredibile. I capelli stanno già crescendo. Peccato che non ho con me uno specchio. Voglio vedermi con i capelli a forma di fungo. Nuovi appunti riguardando il fungo come refrigerante, che cos'è? Si dice che le spore applicate sulla testa curino le calvizie, se consumato può causare allucinazioni che inducono a credere che i capelli stanno ricrescendo, tuttavia in testa far crescere dei funghi, non i capelli. Beh, ci sta. Quindi non so se è morto congelato o se è morto perché ha mangiato dei funghi. Insomma, non è propriamente commestibile. Chi guardiamo? Salve, che state a fare? Non fate niente, state lì e basta. Foca di neve è docile e curiosa, in passato veniva allevata come animale domestico. In seguito alla recente crescita anomala della popolazione di ieri, gli esemplari sono in diminuzione e è considerata una specie in via di estinzione, per questo è protetta. Ok, speriamo signori in questo episodio di riuscire a completare questa storiella, perché non ce la faccio più. Non manca tantissima roba e stiamo effettivamente raccattando un po' di roba in questa zona, quindi ci sta. C'è un sediano bloccato da una fitta foresta. Gli alberi sono giovani, si presume che il sentiero non fosse bloccato in passato. I vecchi registri dovrebbero contenere fatti accaduti prima di non so cosa, e lei dunque va a leggere quello che c'era scritto una volta e apre il sentiero, perché una famiglia di Jedi giganti cammina per la montagna innevata. La fitta foresta verde e la montagna propongono qualcosa. Non fa leggere niente, perché non dai il tempo di fare niente. Io lo odio sto gioco, lo odio. Perfetto, Lan sapeva che il potere delle lettere avrebbe funzionato. Io ripeto, Lan è pazza, tanto pazza. Ok, da là si torna indietro, quindi non ci serve assolutamente tornare indietro. Qua abbiamo delle bombe e qua ci sta uno Yeti. Prima vediamo che dice lo Yeti. Nuovi appunti riguardanti lo Yeti gigante. Identico allo Yeti comune, ma diventa molto più grande. Passa la maggior parte del tempo a dormire e non si sveglia facilmente. Come posso svegliare lo Yeti gigante? Lanciamogli una bomba in bocca, per non dire da qualche altra parte. Te, posto? Vediamo. Si è svegliato, hai visto? Si è svegliato, si è incazzato e se n'è andato. Noi appunti riguardante lo Yeti gigante. Reagisce con vigore se si esercita forza sull'unica parte senza peli, le sue piante dei piedi. Cosa? Secondo me la traduzione è un po' sballata, ma ok. Ok. Non so se mi servono ancora ste bombe. Sì, per aprire il passaggio da qua. Guarda, te ne lancio pure un'altra per sicurezza. Aia, qua ci stanno delle impronte a te. No! Ci stanno nelle impronte a terra, stavo a dire. Ecco, vedi, questo qua lo devo rompere pure, perché secondo me mi serve per passare su, giusto? Cioè posso andare da qua. E infatti, vedi, c'è sta roba da prendere. Ok, questo lo posso accendere, quindi accendiamolo. Là c'è sta un cavaliere. Probabilmente devo parlare con quel cavaliere per fare qualcosa là con quel coniglio. Però intanto attiviamo qua la fiamma, poi saliamo di qua e vediamo di squagliare qua il passaggio, perché secondo me ci servirà qualcosa, no? Non ci è servito assolutamente a nulla. Bene, non si può passare, come no? Chi sei? Lan gradirebbe attraversare il ponte, perché stai di guardia al ponte? Niente, lo dice. Guarda, io vorrei attraversare il ponte. Non si può passare. Vabbè, chi sei? Chi sei?
Sei uno stronzo? Che cos'è? Io ho aperto quel passaggio là per... nulla. Non possiamo fare niente? No? Aspetta! Forse è il tempo di correre. Forse è il tempo di correre. Aie! Non puoi passare! Non si può passare. Ha fatto incazzare il coniglietto. Nessuno può passare. Non si può passare. E basta, che cos'è? Ma la smetti di dire sempre che non si può passare? È meglio se stai fermo. È solo un graffio. Caduti entrambi. Oh, ce li siamo tolti da mezzo ieri. Che bello. 9 punti riguardanti il coniglio mostruoso delle nevi. Poco diffuso, tende a rimanere nel proprio territorio. Non si conosce il numero esatto degli esemplari. Bene. Anche perché, giustamente, se te vedono, te ammazzano male. Dunque, è una piccola tana su un coniglio riuscirebbe ad entrarci. Vabbè, una piccola tana, insomma, è gigantesca quella grotta, però sti cazzi. Cubettino, cubettino. Siamo riusciti a passare. Quello non ti voleva fare passare per non si sa bene quale motivo, onestamente. Sti cazzi, non c'ho voglia di ragionarci troppo. Proseguiamo di qua, andiamo nuovamente in città dove ci sarà nuovamente Rupina ad attenderci. E Dio, non siamo diverse. È così che Lanna rifletterà sul fatto di essere simile alla strega, dato che non puoi interferire con le persone e gli avvenimenti. Fa freddissimo, che razza di posto è questo? Finiamo il lavoro e torniamo alla navicella. Questi sono gli invasori. Ok. Mentre Lanna vagava, non riusciva a calmare le sue emozioni, si è imbattuta in un gruppo di invasori. Salve invasori, sono apparsi all'improvviso e hanno detto che ci ammazzeranno tutti. Cosa abbiamo fatto per meritarci questo? Lo sapevo che me ne sarei dovuto andare da qui. Lanna assiste all'invasione nel monte come lo chiamiamo a sto giro? Monte tra i ghiacciai? Sì, ci sta. Invece di documentare l'avvenimento. Ehi tu, laggiù, chi sei? Potresti prendere lei invece di noi? Chi sarebbe questa creatura corrotta? Chi se ne importa? Tanto, intanto facciamola fuori. Lanna si prepara a combattere invece di prendere appunti. Ah certo, quando devi salvare gli altri non fai nulla. Non prendi gli appunti. Quando invece le devi salvare tu smetti di prendere appunti. Invasori eliminati, Lanna ha vinto e ha salvato il villaggio. Non so chi tu sia, ma è meglio tu se siamo vivi. Sei la rovina del villaggio. Posto? Iniziamo la purificazione nel nome del Salvatore. Gli stuzzicati ora ne arrivano altri. Fai qualcosa. In forza gli invasori e Lanna è in pericolo. Guardatemi. E tremate. Io sono Lupina, la strega di ghiaccio. Lupina? Prima gli invasori, adesso la strega di ghiaccio. Moriremo tutti. Che arrogante. Volevate fregarmi da prede? Che creatura insulsa. Cosa? La strega di ghiaccio. Ne avete sentito parlare? No, è la prima volta che se la sento nominare. Come osate, piccoli schifosi? Diventerete cibo per i miei lupi. Eliminati tutti con un solo colpo. Tranne uno è rimasto in vita. Tu, creatura corrotta! Ecco, adesso è morto. Hai visto tutto? Che performance sbalorditiva. La strega ha massacrato gli invasori! Quindi la strega di ghiaccio ci ha salvato! Siamo salvi, siamo salvi! Nel momento del pericolo è comparsa la strega e ha salvato gli abitanti. Ok, ha salvato gli abitanti. Noi crediamo in te, strega. Grazie per averci salvato. Lan desidera sapere se la strega si era allegrata salvando la gente. Cosa dici? Cosa me ne importa di salvare questa feccia? Viva la strega di ghiaccio! E beh, ti aumentano i follower su YouTube. Finalmente l'avete capito, piccoli insetti. Più forte! Viva Lupina! E
aveva Lupina. Che cos'è? Lupina è una grande. Lupina è una grande. Vabbè, sono due a dirlo, non tutti. Lupina, chiamata la strega di ghiaccio, ha salvato il villaggio. È una testimonianza incredibile. Ma lei veramente importa solo il divertimento? Se questo significa salvare un villaggio, sentire la gente che grida urla il suo nome per l'anno, non è più così incomprensibile. Cosa è successo? Ci sono tantissimi risultati per Lupina. Vieni a vedere, dobbiamo documentare tutto. Lan intendeva tornare allo scriptorium una volta completati i registri del monte freddo. Ma poi ci ha ripensato. I registri sulla strega di ghiaccio richiederanno un po' più di tempo. Signori, io non la sto sopportando più, Lan. La terminiamo sta avventura, per favore. Quanta roba dobbiamo fare ancora? Ah, abbiamo finito, però non ho completato tutto, quindi adesso devo rientrare perché c'è sta altro da fare. Allora, mi mancano due cubettini e quattro monetine viola. Adesso che non dobbiamo più seguire la storia principale, immagino che sia un po' tutto sbloccato, possiamo dunque andare in giro e vedere se c'è sta altra roba che noi non abbiamo ancora fatto, no? Del tipo, se saliamo da qua... Aspetta, qua c'è qualcosa che si muove. Osserva in silenzio. All'interno qualcosa sta facendo le fuse. Vai via da qui. Ok, devo prendere, mi sa, qualcosa per squagliarlo. Ah, forse con questo, con il prosciutto. Ecco, prima non l'avevamo utilizzato, quindi magari proviamo con il prosciutto. Non c'è il prosciutto. Salve. Possiamo dunque documentare anche questo. Si è dato 9 appunti riguardante il leopardo delle neri. Un leopardo bianco diffuso sul monte Leopardino, grazie al suo particolare manto rigato, riesce a mimetizzarsi nel paesaggio di montagna e ghiotto di carne fredda che trova nella neve o nel ghiaccio. E finalmente questo l'abbiamo terminato, dunque mi rimane solamente qualcosa riguardante la flora. Andiamo in giro a ricercare qualcosa riguardante la flora. E poi ovviamente ci manca ancora le monetine, questo l'avevamo già visto. No, vabbè, signori, voi non potete capire. Ho girato per un fottio di tempo ovunque e non mi sono mai accorto di questa caverna. Ovunque pensavo era una di quelle che avevamo visitato. Maledizione. Qua dentro si troverà, spero, tutto il resto, perché se no non ce ne usciamo più. Dunque, dobbiamo evitare sti pallini. Non credo sia nulla di complicato. Cioè, ci basta... aspetta! Dobbiamo comunque avere un buon tempismo. Va bene. Tipo ora, vai di qua, scendi giù, vai di qua, muosa di su. E possiamo prendere intanto questi. Poi da qua credo che si torni indietro, quindi non ci serve a nulla tornare indietro. Dobbiamo riscendere. Vai così. Non va bene così. Devo andare di qua? Aspetta un attimo. Come procedo? Come faccio a procedere? Se io salgo da qua, spunto qua, e io qua arrivo. Non è che ho molte alternative. Come faccio ad andare avanti? Scusate, posso buttarmi da... ah, posso buttarmi da qua. Ok. Non si capiva. Possiamo salire da qua. Ma sono bellissime, ma sono quelle là di piante contro zoo. Bellissime. 9 punti riguardanti Cerbortana spara legumi. Questa pianta è conosciuta perché caccia animali per riprodursi, li attrae con il suo profumo dolciastro e spara i suoi semi per colpirli. In seguito i semi inizieranno a crescere nell'organismo dell'animale colpito. Signori, che figata, sono quelli là di piante contro zombie. Bellissimo, bellissimo. E dunque, cioè questa è un'ottima citazione, mi piace un botto. Abbiamo preso tutto. Stage completo al 100%. Ce ne possiamo anche andare, finalmente. Ho girato per un fottio di tempo. Ce la faccio più, sono stanchissimo, non ho la più pallida idea di quanto sia durato questo episodio, ma sono contentissimo che finalmente sono riuscito a completare anche quest'altra storiella.
Così mi sono preso le gemme, che è la cosa che mi interessa di più. Signori, io direi che per il momento possa anche essere tutto. E molto probabilmente vi avrò fatto uscire questi episodi uno dietro l'altro, immagino, anche perché non ho potuto praticamente registrare altri video, come vi ho detto, sono stato incasinatissimo sta settimana, tuttora nel momento in cui uscirà questo video molto probabilmente sarò incasinatissimo e spero di avere un po' più di tempo libero settimana prossima perché vorrei fare un po' di roba. Quindi, cioè, vorrei fare un po' di roba anche qua nella Gilda, vorrei fare il nuovo torneo Showdown e roba del genere. Quindi restate sintonizzati, vi farò sapere tramite un post e tramite il server Discord, che ovviamente trovate il link in descrizione. E se volete unirvi, mi raccomando, entrate nel server Discord. Se volete unirvi alla Gilda, entrate nel server Discord, mi contattate, contattate me o contattate gli amministratori. E poi vi faremo entrare, anche perché attualmente c'è Stanley Ride, abbiamo bisogno di gente che faccia punti, quindi mi raccomando, signori, entrate, anche che poi effettivamente non so che ve lo dico a fare, perché non so quando uscirà sto video, se uscirà in tempo o meno per i Ride, spero di sì. Beh, signori, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto, vi invito dunque ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale. Di seguirmi anche sui social, che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!